versione del libro scritto da Emanuele Felice, che ringrazio per la sua presenza. Ringrazio anche Francesco Fritelli, il capogruppo in Consiglio Comunale di Bologna, e porto le scuse di Andrea e di Maria, che oggi non è potuto esserci perché stanno votando in aula, e quindi purtroppo di solito i lavori parlamentari sono dal martedì al giovedì, e quindi con i giovedì e venerdì liberi questa volta si sono prolungati anche nella giornata di questo lunedì. Ringrazio tutti voi per essere venuti e entrerei un attimo all'interno subito di quella che è questa presentazione del libro. Un'iniziativa un po' per discutere con due amici cari che hanno fatto un percorso anche insieme nella militanza politica, e prendere un po', cercare di entrare anche nelle questioni del merito politico, anche perché quella che può essere una situazione politica anche lontana da noi come quella del sud, ma a livello macro rientra anche su quello che può essere un rilancio della nostra economia e del sistema Italia. Quindi un sud, rilanciando il sud, può essere un motore, anche quelle che sono state le cause storiche e quindi gli intrecci tra economia, indici, che poi entreremo anche nella fase dei numeri che Emanuele, nella stesura del libro, ha studiato, e anche quella che è la componente politica delle istituzioni, che nel corso degli anni ha contribuito e da una parte è stato causa, dall'altra può essere la stessa medicina per uscire da quello che è questo arretratezza. Quindi io passo direttamente la parola è vero, cioè, stavo dimenticando la scaletta, volevo passo la parola ad Andrea Fioriti che è un altro amico, per ringraziare. Successivamente. Io ci tengo tantissimo a fare i saluti, a portare i saluti del Circolo Centro Storico, che per causa guasto alla caldaia non ci può ospitare nelle sedi, nella nostra sede, e quindi usufruiamo dell'ospitalità di Villa Lipparini. Anche giovedì ci sarà un'altra iniziativa, sempre qui del nostro circolo, sul tema dell'Europa e l'Islam. Ci tengo soprattutto perché anch'io, come che seduto al tavolo di presidenza, sono meridionale e ho condiviso con loro parte del mio percorso politico. Un percorso politico che purtroppo ci porta molte volte, anche contro la nostra volontà, molte volte di lasciare la nostra terra, i nostri cari, per venire a far fortuna, diciamo così, in luoghi un po' più fortunati, ecco, e che hanno avuto magari anche delle amministrazioni un po' più illuminate rispetto a quelle che sono state quelle meridionali. Ci tengo anche perché ho avuto modo di leggere qualche recensione del libro, non ho avuto il tempo, me ne dispiace, lo farò sicuramente, leggere il libro, perché il Sud è rimasto indietro. È un tema che è molto delicato, si sono susseguite diverse interpretazioni, anche perché è strano come la culla della civiltà occidentale, infatti il meridione d'Italia è stato la culla di tutta la civiltà orientale e occidentale, quindi ha subito sostanzialmente l'influenza della Magna Grecia. Poi quando nel Medioevo si è spostata sostanzialmente dei traffici dall'Oriente sono diminuiti per spostarsi verso l'Europa continentale, è stato tagliato fuori non solo storicamente, ma anche magari per delle scelte poco oculate
dei vari governanti che si sono succeduti. E con un po' d'orgoglio, molto dovuto anche sicuramente alla guerra di invasione che è stata fatta ad opera del Regno Sabaudo. So che Emanuele nel libro dà una lettura diversa, ma risulta strano poi spiegare come lo Stato borbonico, che era uno di quelli più avanzati, dove nel 1939 è stata costruita la prima ferrovia da Bologna, da Napoli a Pozzuoli, sia regredito a Portici, sì, scusate, sia regredito sostanzialmente a un livello sia economico, sia politico, sia culturale di arretratezza. Io voglio fermarmi qui e purtroppo posso ascoltare poco, però sono sicuro. Sono sicuro che il dibattito sarà interessante. Allora, torniamo quindi alla domanda. Quindi, seguendo un po' lo schema e prendendo un po' le parole anche di Andrea, del segretario del circolo, la prima domanda che mi verrebbe è: quindi tutta colpa dei Borboni in qualche modo, seguendo un po' dei Savoia, ma anche dei Borboni, che gli investimenti sulle ferrovie sono fermati lì, Sì. No, in realtà quello che il segretario del circolo ha detto è una convinzione molto diffusa. Questo libro è stato scritto anche per contrastare due luoghi comuni di segno opposto, che sono entrambi diffusi. Una è che il Sud è rimasto indietro perché è atavicamente ed antropologicamente condannato all'arretratezza, e quindi non c'è più nulla da fare. E questo è falso. Un altro è che in realtà sia tutta colpa di fattori esterni, e che il Sud Italia borbonico dell'Ottocento borbonico, perché prima era il Sud Italia dell'Ottocento borbonico fosse avanzato. Questa è una convinzione molto diffusa, ma non è vero, perché la ferrovia Napoli-Portici, che fu fatta la prima in Italia con tecnologia straniera, fu poi praticamente l'unica fatta nel Sud Italia. L'estensione ferroviaria è minima del Regno Borbonico e serviva agli interessi dell'aristocrazia. Il Sud Italia tardo borbonico è un po' come la Russia zarista, in piccolo, dove ci possono essere delle cose splendenti nel centro, alla capitale, ma finalizzata a un assetto estrattivo della società e delle classi dirigenti. Questo è il motivo storico. E questo assetto estrattivo si crea tra la restaurazione dopo il congresso di Vienna e l'unificazione d'Italia. Poi l'unificazione d'Italia è vero che è stata fatta male, nel senso che non corrispose a quelle rivendicazioni che venivano dal movimento più progressista che realizzò l'unità, che era in sostanza la riforma della terra, la riforma agraria. Non la fece, ma anzi l'unità d'Italia portò a un'alleanza fra quelle classi dirigenti estrattive del Sud Italia, che erano anche borboniche, passarono ad allearsi nel nuovo Stato con le classi dirigenti del centro. Quindi è colpa dei Borboni, è colpa dei Savoia, ma è colpa dell'assetto istituzionale del Mezzogiorno, in particolare il sistema baronale latifondo estensivo e di quelle classi dirigenti che lo ritardavano, il baronico, che non si riesce a riformare né da parte dei Borboni né da parte dello Stato dell'Italia unita, liberale, e poi né da parte dello Stato fascista. E nell'Italia della seconda metà del secolo XX allora si riforma, però a quel punto la terra non conta più, perché il mondo è cambiato e conta il finanziamento pubblico, diviene il canale della ricchezza, e la classe dirigente non è più incarnata dal mondo baronale
aggravi, ma dal mondo politico che media i finanziamenti dal centro verso le aree del sud in cambio di consenso, il mediatore politico dell'area di DC fondamentalmente degli anni 50, 60, 70 e 80. Questi sono dette in estrema sintesi con notati in fondo che spiegano perché il sud è rimasto. Sì, quindi rimango un attimo ancora su Emanuele. Quindi successivamente anche il divario oggi si parla, cerco anche un po' di portarla ai giorni d'oggi, delle regioni, quindi il passaggio che ha visto poi la suddivisione delle regioni del sud, quindi anche poi a una divisione tra quelle che sono il regno del borbonico rappresentava tutto il sud, invece poi la suddivisione in Campania, Calabria, Puglia, Basilicata ha aiutato meno, e oggi si parla un po' di uscire da questo da questo sistema di impostazione di architettura del nostro stato. Le regioni hanno fatto qualcosa, hanno aiutato, hanno peggiorato, e oggi come si vede quale può essere uno scenario vista la storia, guardandoci indietro? E quelle sono state un grande fallimento dell'Italia, specialmente nel Mezzogiorno, perché hanno moltiplicato i centri della spesa locale e anche questi meccanismi della classe dirigente clientelare ne è uscita da fuori. E la sinistra pure ha qualche responsabilità in questo, perché poi le regioni si sono fatte perché era soprattutto l'area PC che spingeva su questo per condividere un potere che non riusciva a condividere a livello centrale, anche se nel sud il PC ha governato molto poco. Quindi fondamentalmente sono state quelle regioni del sud gestite in quel modo che hanno peggiorato le cose. E oggi tutti gli analisti dicono che le regioni del Mezzogiorno non funzionano. Come uscirne? Non lo so, secondo me non è che bisogna superare la struttura regionale, perché le regioni ci sono ovunque con un livello intermedio. Bisogna metterle in condizioni di funzionare. E perché funzionino è importante innanzitutto che i cittadini meridionali votino non più secondo logiche clientelari, cosa che hanno iniziato a fare, a me pare, negli ultimi anni, anche perché l'economia clientelare della vendita non c'è più come una volta, nel senso che non ci sono più finanziamenti da spartire. Però perché i cittadini meridionali possano votare più consapevoli meridionali, anche a noi c'è un problema adesso, perché i cittadini meridionali possono votare più consapevolmente, devono essere messi nelle condizioni di conoscere quello che i loro eletti ed amministratori fanno. E su questo alcune norme nazionali per le regioni del sud e del nord, su per esempio l'anagrafe pubblica degli eletti e degli amministratori, che consentissero di vedere per chi votano gli eletti, per chi votano gli amministratori, se ci sono arricchimenti, aiuterebbero un processo di consapevolezza dal basso dal punto di vista elettorale. Però secondo me le regioni devono continuare ad esistere, però devono essere messe in condizioni di funzionare. Poi si è parlato di forma di macro regioni, non sono questi problemi fondamentali in Italia. Cioè, le regioni le puoi aggregare un po', ma che cambia l'Italia? L'Italia ha un problema amministrativo profondo di funzionamento dell'amministrazione pubblica, che non è dovuto al fatto che ci sono uno o due regioni troppo piccole. Quindi signore, passiamo anche a Francesco. Quindi si è parlato di quello che è stato il passaggio all'interno dei meccanismi della politica, quindi a un certo punto si è visto da quello che poteva essere la rendita che passava dal terreno agricolo a quello che sono stati i finanziamenti, si è costituito, appunto si diceva, le regioni, entra in scena la politica, quello che la politica ha fatto, cosa non ha fatto, si parla sempre più di quella politica estrattiva, cioè che era dedicata solo verso alcune persone che riuscivano a fare il passaggio in avanti, e quindi
che poi è ricaduta in quella che è la politica clientelare che al sud spesso troviamo. Quindi qual è il ruolo della politica, che cosa ha fatto e che cosa deve o potrebbe fare? Tanto buonasera a tutti, grazie ad Andrea Politi e a Francesco Milano per questo invito, perché oltre che parlare del libro del nostro ospite Emanuele, che solleva, diciamo, degli argomenti molto interessanti ma anche molto complicati, che necessiterebbero, come dire, di una discussione approfondita e forse anche settoriale, mi dà l'occasione di rivedere un amico, un compagno, penso di poterlo dire, che ho conosciuto quasi 18 anni fa, quello che allora era il circolo universitario della sinistra giovanile, che come sempre, insomma, quando parlo, quando scrive, solleva dibattito, proprio perché è persona particolarmente intelligente e vivace. Io penso una cosa, Emanuele l'ha detto qui, l'ha scritto nel suo libro, le responsabilità della classe politica, in particolar modo nel Mezzogiorno d'Italia, sono del tutto evidenti, anzi eclatanti. Lo sono perché io sono qui capogruppo in Consiglio Comunale per il PD, vengo appunto da 5 ore di Consiglio Comunale, noi facciamo Consiglio Comunale 2 volte alla settimana, il lunedì dalle 13 alle 18, il venerdì dalle 11 e mezza per 2 ore il question time. Io sono appassionato di politica e di istituzioni da quando sono bambino, quindi essendo venuto qui a Bologna ormai più di 18 anni fa dalla Calabria, ho potuto toccare con mano come il ruolo della politica e delle istituzioni nella crescita, nell'arretramento di un territorio siano fondamentali. Io, come dire, ho alcuni concetti ben in mente che cerco di tenere sempre come guida nella mia azione di amministratore, nella mia attività politica. È una delle prime grandi differenze che esistono tra il nord e il sud, o almeno tra il sud che ho vissuto io e la nostra città, Bologna e l'Emilia Romagna, è, come dire, la netta distinzione tra il concetto di diritto e il concetto di favore. Qui, per esempio, nella nostra terra, avere prestazioni sanitarie, avere degli uffici pubblici che funzionano, godere di servizi come il trasporto pubblico, l'assistenza domiciliare agli anziani, piuttosto che comunque vivere in un contesto, in un territorio capace di produrre possibilità di crescita personale e collettiva, è un diritto. E viene anche preteso dai cittadini, che prestano molto le istituzioni. Noi facciamo delle commissioni, penso, diciamo, a quelle sui temi più attuali, il cantierone di Piovobassi e di Via Rizzoni, sui temi della mobilità, dell'urbanistica, sui temi della cultura, in cui si presentano a Palazzo D'Accursio decine e decine di cittadine, spesso molto infuocati, che pretendono da noi delle risposte, che valutano il nostro comportamento e che ci portano anche a, lo diceva bene Emanuele, a sentirci in dovere di dover dichiarare quello che facciamo e come stiamo all'interno di un'istituzione. Emanuele parlava dell'anagrafe pubblica degli eletti. Noi, come Comune di Bologna, come dire, siamo una casa di vetro, nel senso che sul sito del Comune trovate tutto, trovate le nostre attività, trovate le presenze, quante sedute di Consiglio Comunale si svolgono in un anno, la percentuale di partecipazione alle sedute del Consiglio, la percentuale di partecipazione alle votazioni del Consiglio Comunale, trovate i budget dei gruppi consigliari, delle commissioni, quanto spendiamo, tutto. Trovate la nostra dichiarazione dei redditi che è pubblica sul sito del gruppo del Partito Democratico al Comune di Bologna, nell'home page c'è il file in PDF con l'ultimo bilancio del nostro gruppo, con tutte le spese, voce per voce, budget, c'è tutto. Questo non solo perché siamo degli amministratori o dei politici coscienziosi, ma perché sappiamo che c'è un'opinione pubblica che pretende da noi un determinato comportamento e perché riteniamo che il ruolo e il significato della politica e delle istituzioni debbano andare in quella direzione. Al sud per tanti anni così non è stato, o almeno non è stato per quelle che sono state le classi dominanti nel Mezzogiorno d'Italia. Io conosco benissimo la storia della mia terra, della Calabria, ma il sud in generale mi affascina e mi appassiona. Non è stato proprio per quello che, secondo me, in maniera molto chiara, provocatoria se vogliamo, ma molto netta, Lele ha scritto nel suo libro. È vero, le classi dirigenti nel sud hanno solo pensato a foraggiare la propria cerchia di amici, a foraggiare le proprie clientele, a far sì che la loro priorità non fosse
lo sviluppo dei territori, ma la loro priorità fosse quella di coltivare quante più clientele, coltivare quanto più cerchie, da non rendere ristrette ma sempre più larghe, per poi poter fare in cetta di voti, in cetta di preferenze e quindi perpetuare un potere. Nel sud Italia non è raro trovare dei comuni in cui per anni i sindaci portano sempre gli stessi cognomi, dal padre al figlio, al nipote, poi si candida alla moglie. Io vengo da un comune che per fortuna, come dire, non è mai stato interessato da fenomeni di inquinamento mafioso, ma in cui noi abbiamo avuto lo stesso sindaco dal 1970 al 2004. Nel 2004 ha perso le elezioni, nel 2009 si è ricandidato e ha rivinto, poi per sopraggiunti limiti di età, diciamo, non è più potuto andare avanti, ma l'attuale sindaco oggi è il suo vice sindaco, tra l'altro un ragazzo giovanissimo, preparato, brillante, onesto, che sta portando in un paesino di 2000 abitanti nella provincia di Catanzaro il criterio della trasparenza delle sedute in diretta streaming. Sta avviando quindi anche un'opera molto importante. Però è chiaro che io non vi voglio annoiare, perché lunedì non è mai una giornata felice per nessuno, e poi sembra che oggi sia anche il giorno più triste dell'anno, il terzo lunedì di gennaio, quindi vediamo, come dire, di non, esatto, il Blue Monday, di non tediarvi troppo. Io però faccio due esempi: l'Emilia Romagna, una regione da sempre amministrata in maniera virtuosa, che è stata amministrata fino a poco tempo fa da quello che io ritengo essere uno dei migliori amministratori del nostro paese, che risponde al nome di Vasco Errani. E prendiamo per esempio il dibattito sulle infrastrutture nella nostra regione. Ora, a volte c'è così tanto dibattito che rischia di essere inconcludente. Noi in questa città per anni abbiamo discusso del metro, del Civis, stiamo discutendo del passante nord, del People Mover, di un'infinità di progetti, e non riusciamo poi mai magari a portarne a casa nessuno. Quindi, come dire, a volte forse bisognerebbe anche cercare di tirare la rete, prendere delle decisioni e metterle in campo, anche se neanche la fortuna ci ha assistito, perché ogni singola vicenda è sempre stata accompagnata da alcune spigolature o da alcune questioni che poi hanno impedito ad amministrazioni pur capaci e volenterose di poter portare a termine l'opera. Ma comunque la cifra è la soglia di attenzione delle persone, la soglia di attenzione dell'opinione pubblica, quanto il dibattito attorno a delle scelte che influiranno sul futuro delle persone sia comunque un dibattito che mette al centro un solo principio: la pubblica utilità. In Calabria, negli anni scorsi invece, e in particolar modo diciamo negli anni 70, all'alto della nascita delle regioni, sostanzialmente il dibattito si è incentrato su come ci spartiamo il potere. Siccome nell'allora governo, in cui le persone più forti erano i democristiani e i socialisti, sostanzialmente si arrivò a questo accordo che, come voi ben capirete, è stato preso proprio sulla base dell'interesse pubblico. A Catanzaro diamo il capoluogo, a Cosenza diamo l'università e ci facciamo passare l'autostrada, per cui sostanzialmente la Salerno-Reggio Calabria è fruibile al pari di un videogioco, proprio perché dal progetto iniziale, che doveva vedere un'autostrada che costeggiava il Mar Tirreno, quindi diciamo il parallelo dell'A14, invece si decise di favorire lo sviluppo della città di Cosenza, e quindi affinché ci fosse il casello autostradale della città di Cosenza, la Salerno-Reggio Calabria, se vedete la mappa, è una roba di cui probabilmente ancora oggi si fa fatica a cogliere il senso. Esclusione di Reggio Calabria, e quindi da lì poi derivò quel momento storico di grande tensione sociale che furono i moti di Reggio Calabria negli anni 70, in cui gruppi di neofascisti guidati da Ciccio Franco sostanzialmente trovarono terreno fertile in una città molto risentita dall'esclusione di Reggio, dal definirsi degli equilibri di potere successivi alla nascita delle regioni. In Emilia Romagna il dibattito è stato chiaramente diverso. Quindi qual è la risposta alla domanda di Francesco? L'oro della politica è totale, al 100%, e bisogna essere onesti e dire che ci sono delle responsabilità anche nel nostro campo, anche nel campo dei governi di centrosinistra. Più passa il tempo e più è difficile l'opera di bonifica e di ricostruzione di un tessuto sano al sud Italia, perché, come dire, più passa il tempo e più la società permea determinati comportamenti, più determinate modalità prendono coscienza in ognuno dei cittadini che lì rimangono a vivere, e io li definisco coraggiosi. C'era
in una canzone di un gruppo musicale che con Francesco conosciamo bene, perché se non mi sbaglio lo portammo in Piazza Verdi a suonare una sera, creando un po' di scompiglio nell'intera città. Ci vuole sempre molto più coraggio a restare lì probabilmente che a far chiudere le valigie e fare 1000 chilometri per andarsene lontano da casa, che è di per sé una scelta dolorosissima, ma restare a combattere quotidianamente con una società che ti dice: la tua unica speranza è essere amico di qualcuno, perché così forse ti mandiamo a lavorare in un call center per 500 euro al mese, o forse va a lavorare in un supermercato, ti facciamo firmare una busta paga da 1000 euro al mese, ma la metà ce la devi restituire a fine mese, oppure ti paghiamo per 8 ore di lavoro, ma il tuo lavoro è di 12. Perché quella è una società in cui ti si dice il sabato sera, domani e domenica tu vieni a lavorare, se no sei licenziato. E il commento delle persone qual è? E vabbè, però intanto porta a casa qualcosa. Ma io non voglio imputare a queste persone che stanno lì, combattono e resistono. Io voglio imputare questo modo di vivere che va, come dire, completamente rovesciato. Antonio Polito sul Corriere del Mezzogiorno, sul Corriere della Sera, ha fatto una bellissima recensione del libro di Emanuele Felice, dice una cosa: bisogna togliere, cacciare via i mercanti fuori dal tempio. Ed è la verità. Per me le responsabilità sono delle classi dirigenti politiche, amministrative, delle categorie economiche e sociali che non hanno il coraggio sufficiente per denunciare lo stato di cose, per portarlo alla ribalta, per far sì, come dire, che quei cittadini onesti e volenterosi, che, devo dire la verità, negli ultimi anni danno segnali di risveglio, danno segnali di presenza, danno segnali di attenzione. Da qualche punto di vista il vento sta cambiando anche nelle regioni del Mezzogiorno d'Italia, abbiamo avuto alcuni amministratori che hanno rappresentato comunque un segnale di novità. Vanno incentivati, e vanno incentivati anche da qui, e vanno incentivati anche dal governo nazionale. La sfida è difficile, però chiaramente partire dalla consapevolezza delle responsabilità è sicuramente l'unico punto di partenza possibile, e in questo senso il libro di Lele è molto molto utile. Grazie Francesco. Io chiedevo se qualcuno, avendo partecipato a questo primo giro di interventi, volesse fare una domanda oppure una suggestione guardando il titolo del libro o spunto di quelle che sono state le cose dette. Io lascio lo spazio. Io volevo chiedere questo, appunto sul Meridione, ma il Meridione, se vogliamo, è sempre stato, diciamo, comandato dalla mafia, e perciò c'è sempre stata questa, chiamiamola povertà, perché è povertà, perché quando arriva la mafia vuol dire che tutte le cose, tutti i diritti, tutte le cose vengono in parte esclusi. Adesso la mafia è arrivata anche non solo nel Meridione, ma anche qua da noi, adesso dilaga. E allora è questo che voglio dire io. A questo punto parlare di povertà vuol dire parlare di mafia. Noi ce l'abbiamo, adesso ce l'abbiamo anche in casa, purtroppo, bisogna dire la verità. Cioè non è più come prima che era solo là, adesso è anche qua, e c'è più che mai. Ecco, e perciò già ha iniziato nell'Ottocento con il bandito Giuliano e tutto quello che è proseguito. Cioè è tutto, era tutta una... Adesso il bandito Giuliano, poveretto, ha fatto poco, però faccio per dire, e dopo è salita, è diventata mafia. Ecco. E con la mafia noi ci dobbiamo accorgere giorno per giorno che anche noi ce la sentiamo proprio sul collo, perché è così. Dunque, quelle botteghine purtroppo degli extracomunitari, Comproro, sono tutti comandati dalla mafia, c'è sempre la mafia su tutto, e perciò in sintesi, cioè, se uno proprio vuol dire la verità, è questa, ecco. Poi tanti altri settori, non solo quelli, io parlo di due settori in particolare, ma ce ne sono tanti altri che sono comandati dalla mafia. No, se ci sono altri spunti li raccogliamo. Sì, Vai. Sì, brevemente un po' riprendo anche quello che diceva Francesco, mi è piaciuto molto il discorso del
trovare un po' l'amico per sopravvivere in alcune aree della nostra Italia. Però facendo una riflessione anche su quello che diceva prima di me la nostra amica, la mafia che si espande anche nel nord Italia non rischia di impoverire anche alcuni territori che oggi sono stati virtuosi, come veniva detto prima, cioè l'Expo di Milano. Una pagina, come dire, una vetrina importantissima a livello internazionale, però anche a livello internazionale c'è come dire, lo spettro delle infiltrazioni mafiose che magari qualcuno etichettava sempre i siciliani e i calabresi. Adesso abbiamo una realtà che qua non rischia di impoverire anche una parte dell'Italia che si riteneva come dire, un po' fuori da questa cultura, perché poi è anche una cultura la mafia, questo un po'. Poi io non ho letto il libro, chiedo scusa, quindi non posso entrare troppo nel merito. Lo si può contare anche lui. Cioè, io volevo dire una, prima di tutto per quanto riguarda la questione del periodo dell'Ottocento in cui si diceva la costruzione della ferrovia, perché in quel periodo, quando c'è stata l'Unione dell'Italia, se non ci fosse stato il latifondo meridionale, mi sa che le tasse, perché da là sono venuti i soldi per costruire lo Stato, perché... E non è proprio così. Non è... gli storici... Gli storici no, non è, no, non è, gli storici... La tassa sul marginale, la tassa sul terreno, qua non c'era niente. C'è la malaria e la pellagra e quant'altro. Non è che la storia ci insegna questo, almeno può darsi che io non abbia capito, non abbia capito bene. Poi per quanto riguarda anche la questione del noi, il popolo, il meridionale, il popolo meridionale, diciamo così, quando va lì, io dico sempre il sole, forse il clima lo fa, perché quando viene qua diventa tutta un'altra cosa. Però noi dobbiamo anche non dimenticare che noi, da parte dello Stato, lo Stato centrale, siamo stati anche abbandonati per certe cose. Perché qui, giustamente, come dice Francesco, c'è la sanità, c'è la cosa che contribuiamo, poi bisogna dire, molti meridionali contribuiscono a far sì che queste regioni siano a un certo livello. Però lo Stato centrale ha abbandonato, proprio forse per la spartizione, perché qua, anche qua c'è stata la spartizione, perché noi parliamo che a Cosenza andare all'università, però anche qua adesso siamo arrivati, i nodi arrivano a Petra, perché se a Modena, se a Parma fanno un centro di cardiochirurgia, tra l'altro fare a Bologna, e l'altro ne facevano a Villa Maria, ha detto adesso basta, perché non, uno solo possiamo sostenere, no? Cioè è stato un po' anche qua in un certo qual modo, soltanto che qua hanno cercato di dare risorse, perché il mondo è anche cambiato, sta cambiando adesso, dalla società contadina si è arrivata alla società industriale e qualcosa è migliorato ed è stato. Però non bisogna dimenticare che noi siamo stati abbandonati, perché adesso Cristo si è fermato a Debra, però l'alta velocità si è fermata a Napoli. Salerno. Perciò. No. È una domanda provocatoria. Siamo sicuri che è rimasto indietro? Invece non è che è rimasto avanti, e che invece siamo in nord che è andato indietro a livello umano come qualità della vita. Quella è solo una domanda che mi chiedono, non è che siamo sicuri al 100% che sia. Io volevo fare una domanda un po' così, non fuori tema, ma non dico contraddicendo quello che ha detto, perché ha riferito a dati scientifici che ci hanno parlato, diciamo, dei palazzi, diciamo, dell'amministrazione bolognese, però troverei interessante dare una lettura con questa, diciamo, con queste stesse lenti della anche della realtà bolognese e indiana. Non mi riferisco naturalmente a macro fenomeni, mafiosi e cose di questo tipo, ma al fatto che come dire, un costume consortile, no? un costume che è fatto di circoli che a volte sono anche virtuosi, ma in cui c'è una scarsa mobilità tra i membri. Infatti io, ad esempio, lavoro nel settore della ricerca e come dire, ci si posiziona, no? Ci si posiziona per ottenere dei finanziamenti nei confronti della regione, così come nei confronti dell'Europa, no? Per rispondere a dei bandi con certe caratteristiche. E questo modo di posizionarsi, al fondo, forse è una cosa un po' troppo raffinata, perché poi sono delle cose un pochino più, diciamo, corpose, no? Del modo in cui il Sud è rimasto indietro. Ma
corrisponde ad una forma di incrostazione che secondo me ha un carattere consottile. E io credo che la nostra società diciamo, europea del sud, o anche, non sia completamente immune e forse questa è una delle ragioni per cui anche realtà come Bologna, rispetto a 20 anni fa, o 30 o così via, mostrano di avere perso un po' di slancio, di aver perso un po' di contatto con le cose, con i progetti, no? Le cose che diceva Francesca, ad esempio, abbiamo discusso moltissimo di quello, di un sacco di opzioni, però non è emerso niente di chiaro, sulla base di indicazioni obiettive. Vabbè, la mia domanda è finita, penso che sia abbastanza chiaro. Io, visto che ci sono state, casomai facciamo un secondo giro di domande in barra interpretativa. È uscita un po' la questione di, diciamo, un riequilibrio tra nord e sud. Quello che mi è parso, che è uscito, forse non solo a livello economico, ma anche a livello di comportamenti. Quindi non è che ci si sta, questo divario sta scendendo, ma puntando verso il basso. Eh sì, da un po', da una ventina d'anni. Dunque, prima di rispondere alle questioni, che sono anzi molto interessanti, volevo dire che è stato veramente un piacere di trovare Francesco. Francesco Fide, perché non lo sentivo parlare da molti anni, perché sapete, succede della vita che non lo sa parlare, ha fatto veramente un discorso intelligente e appassionato, raro vedere un politico, e sono uno molto critico verso i politici, raro trovarne uno in questa fattura, e sono contento di averti rincontrato. Dunque, la questione della mafia. Nel mio libro, su 250 pagine, una cinquantina parlano di mafia, camorra e 'ndrangheta, le quali la mafia e la camorra nascono nell'Ottocento tardo borbonico, poi si rafforzano con il modo in cui l'unificazione d'Italia viene fatta, ma sono figlie di quell'assetto socio-istituzionale che il Mezzogiorno aveva. Ed è chiaro che si vanno estendendo e che c'è un problema nazionale, ma che il problema nazionale d'Italia non è tra l'altro dovuto solo al fatto che comportamenti illegali e le grandi organizzazioni criminali si estendono al nord, è dovuto anche al fatto che l'intero apparato burocratico amministrativo del paese è molto al di sotto degli standard avanzati, e che il livello di capitale umano e conoscenza dell'Italia è anche al di sotto degli standard dei paesi avanzati. Cioè l'Italia ha un livello diretto superiore a quello che è il funzionamento della sua macchina amministrativa e gli standard di capitale umano, conoscenza e istruzione che i suoi cittadini mostrano. E non per caso sta andando indietro tutta negli ultimi 15 anni. Noi dal 2001 a oggi siamo il paese dell'Occidente cresciuto meno in assoluto, tanto il nord quanto il sud. Nella crisi, la crisi ha colpito più gravemente il sud, ma diciamo che il divario nel sud è cambiato poco, è cristallizzato dagli anni 70 ad oggi. Però mentre prima si cresceva, adesso non si cresce. Quindi sì, c'è tutto un problema nazionale, perché adesso sto scrivendo quasi un libro sull'ascesa e il declino dell'Italia. C'è un problema della costruzione dello Stato italiano che nasce anche da questo, che non si è mai superato, di mancato amalgama. Anche la domanda che Minimo aveva fatto, senso il sud ha contribuito, e si continua a vedere le cose come se fossero sud e nord. Bisogna guardare dentro la realtà meridionale, dentro quella settentrionale, guardare gli oppressi e gli oppressori dentro il Mezzogiorno. Il sud ha contribuito, parli sanare il bilancio dello Stato, ma non hanno contribuito i baroni, hanno contribuito i braccianti. Quando è stata unificata l'Italia, la terra era la principale ricchezza e veniva tassata. Esisteva, per tassare la terra bisognava censirla, esisteva il catasto della terra. Allora, nel centro-nord, sin dal 1700, era stato introdotto il catasto moderno, geometrico particellare, che era fatto da terzi, periti
i quali andavano nelle terre e censivano quello che la terra aveva ed era in grado di rendere. Nel sud vi era un catasto descrittivo in cui era il barone, era lui stesso a dire quanto la terra aveva di ricchezza, era lui stesso. Con l'unificazione d'Italia bisognava unificare e riformare il catasto. Chiaramente bisognava estendere il catasto geometrico particellare, presupposto per tassare di più la terra, al sud. Ma non fu fatto, perché i parlamentari meridionali, esponenti di quei ceti, si opposero. E l'estensione del catasto geometrico particellare al sud si completerà solo fra gli anni 30 e 50 del 1900. E allora invece che tassando la terra, si tassò il consumo. Si tassò il grano, che colpisce di più i ceti poveri, perché non è una tassa alla ricchezza. Ed è così che si è. Non è che il sud hanno contribuito i braccianti meridionali, i contadini meridionali. E tutta la storia dell'unità d'Italia, liberale e fascista, è fatta su questa alleanza tra gli agrari meridionali e le classi dirigenti del mondo. E nel sud passa solo quello che non contrasta con gli interessi degli altri. Bisogna smetterla di vedere le cose sud contro nord, bisogna vedere le cose come dicevano Salvemini e Gramsci, gli operai e i contadini da una parte, dal punto di vista storico, ovviamente è cambiata la situazione, però storicamente andrebbe vista così, e io ho cercato di vederla in questo modo. Poi lo Stato centrale ci ha abbandonato il sud. Questo è un po' vero oggi. Negli ultimi anni il Sud ha visto diminuire le sue risorse, specie con il governo Berlusconi, con i governi della Lega, fondamentalmente. Questo è un po' vero, però storicamente nel lungo periodo non è così, perché le risorse al Sud sono arrivate, soprattutto negli anni 50, 60 e 70. Sono arrivate un sacco di finanziamenti. E quella era una grande opportunità che il Sud aveva per crescere. Se non l'ha sfruttata, se quella strategia di sviluppo è fallita, è perché quei soldi sono stati utilizzati male, per modalità clientelare. Francesco l'ha spiegato benissimo, la Salerno-Reggio Calabria, un caso eclatante di un'autostrada che viene fatta passare nei centri dell'interno per soddisfare i clientele, e che alla fine finisce per non funzionare, perché è un tracciato impossibile. Cioè, questo è come il motivo. Quindi, negli ultimi anni c'è questo problema, che lo Stato italiano pensa poco al Sud, perché si è posta la questione settentrionale. Tra l'altro il mio libro a livello nazionale ha contribuito un po' a riaprire un dibattito sul Sud che non si sentiva da tempo. Però, sì, però storicamente non è così. Storicamente i soldi sono arrivati, ma sono stati usati male. È vero che l'alta velocità si è fermata a Salerno, però le ferrovie fatte in età liberale al sud ci arrivavano, cioè tutta l'epoca di costruzione ferroviaria dopo l'unificazione d'Italia ha portato le ferrovie al sud negli anni 70 e 80 del 1800. E tanto è vero che io nel mio libro parlo di una modernizzazione passiva, cioè questa modernità che arriva dall'alto, nell'istruzione, nella speranza di vita, nel reddito, nell'industria, con l'industria pubblica, a cui la società meridionale, le classi meridionali si adattano malvolentieri, cioè cercano di trarne benefici a condizione di non cambiare gli assetti sistemici. Quell'immagine del barone che dice cambiamo tutto per non cambiare niente, il gatto parla, quella è l'essenza. E un'ultima cosa, qualità della vita. È vero che il Sud è rimasto indietro nella qualità, sì, il Sud è indietro anche nella qualità della vita, perché nel Sud c'è un clima migliore, questo però non è merito, è un dato di fatto. A parte questo, tutti gli indici compositi che noi abbiamo sulla qualità della vita ci dicono che nelle province del Sud è peggiore che quelle del Nord, e soprattutto ce lo dice il fatto che dal Sud si emigra, nonostante c'è un clima migliore. Quindi io nel mio libro non è che parlo solo del reddito, del PIL, parlo di vari indicatori compositi, perché poi
lo sviluppo moderno che c'è nell'Ottocento e nel Novecento è composito, non è solo reddito, è anche un'istruzione diffusa, una speranza di vita, sviluppo umano, come si dice, i diritti civili, insomma, sono varie. In tutte queste componenti il Sud resta indietro e oggi l'Italia è divisa in due. Posto che in alcune di queste componenti, io poi abito in Spagna, vengo a Barcellona, che è un sud che funziona, però tutte queste componenti, adesso anche l'Italia si sta creando un divario fra l'Italia e gli altri paesi avanzati. Sì, invece Francesco, si è parlato appunto di questo filo rosso che inevitabilmente, che soprattutto quando si parla di mafia, che piano piano risalita fino a qui, però qui abbiamo anche situazione di buon governo, quindi con il lavoro quotidiano di cui parlavi nel Consiglio Comunale, quindi come un'istituzione potrebbe oltre arginare queste fasi di malaffare, di malgoverno che cercano di intromettersi piano piano con facce più o meno pulite, e soprattutto quelle che può essere le sfide di un partito come il Partito Democratico all'interno di questo scenario anche locale. Ma io nel mio primo intervento non ho parlato di mafia proprio perché mi sono voluto concentrare sulla politica e sulle istituzioni e su quelle che a mio giudizio erano le responsabilità. È evidente che quando si parla di Mezzogiorno d'Italia la mafia, come dire, è una caratteristica, ahimè, purtroppo, di cui non si può non tenere conto. Io la vedo così. La mafia è nata nel sud Italia. Dal sud Italia poi la mafia Cosa Nostra, 'Ndrangheta, Camorra, diciamo la criminalità organizzata nel suo complesso, ha, come dire, vissuto degli anni di espansione non solo nazionali, forse prima ancora internazionali che nazionali, perché con la grande emigrazione dei primi anni di questo secolo, degli ultimi anni del secolo scorso, la mafia è arrivata nel Nord America, perché, come dire, lo sviluppo per esempio della 'Ndrangheta è probabilmente avvenuto prima in alcuni paesi quali la Germania, piuttosto che il radicamento e la penetrazione dei tessuti economici e istituzionali che ormai sono quasi cronaca quotidiana, con lo scioglimento dei comuni in Liguria, in Lombardia o in Piemonte, con i rapporti malati tra la politica, le istituzioni, la criminalità e i mondi economici locali che stiamo vedendo affiorare, per esempio nel caso dell'Expo, piuttosto che nelle vicende di Roma Capitale. Anche i nostri territori oggi non si possono dire immuni dalla presenza di criminalità organizzata. Una delle cose di cui mi occupo di più è proprio il contrasto alla criminalità organizzata. In comune da noi dedichiamo ogni anno il 21 marzo una seduta di consiglio comunale straordinario perché è la giornata nazionale dedicata alle vittime della mafia, e nel 2015 sarà Bologna ad ospitare la manifestazione nazionale, ci sarà Don Luigi Ciotti. Abbiamo dedicato diverse sedute di commissione all'approfondimento del tema, incontriamo delle associazioni, io mi sto sforzando, come dire, di aprire le porte del palazzo al grande tessuto di associazionismo giovanile che si occupa della mafia, e mi vengono sempre in mente, io rimango un minuto in più sulla mafia, mi dovete perdonare, ma lo ritengo fondamentale, le parole del procuratore capo di Bologna, il dottor Alfonso, che ha avuto modo di dire, credo ormai un paio di anni fa più o meno, faccio più fatica a svolgere un'indagine antimafia a Bologna di quanto non se ne possa fare a Napoli, Palermo, Reggio Calabria, perché nel sud c'è consapevolezza di che cos'è mafia. Nel sud il cittadino medio riconosce con facilità cos'è mafia, riconosce con facilità un comportamento sospetto. Nelle regioni del nord, almeno stiamo a Bologna, all'Emilia Romagna, questa consapevolezza è molto ma molto più difficile. Ora, cosa bisogna fare, cosa può fare un'istituzione, cosa poi deve fare un partito? Intanto educare alla legalità, intanto spiegare cos'è la mafia, spiegare i mille modi in cui la mafia può radicarsi in un tessuto sociale,
anche per evitare, come dire, che si pensi alla mafia solo pensando a quei meravigliosi film, Il Padrino 1, 2 e 3, la mafia non dovete pensare di trovarla in via Indipendenza con la coppola e la lupara in spalla o in via Massarenti piuttosto che in via Saffi con la pistola puntata. Se pensiamo a questo tipo di mafia, allora noi continueremo a vivere nell'ignoranza nel senso letterale del termine. La mafia è altro. La mafia è la compravendita di esercizi commerciali che cambiano gestore ogni 6 mesi solo perché servono per riciclare denaro. La mafia, l'ha detto bene la signora, si può nascondere dietro il comproro piuttosto che il gioco delle scommesse. A Bologna è in corso un processo, il processo Black Monkey, che appunto a cui centro c'è un boss della 'ndrangheta, Cosimo Femmia, che in Romagna, a Ravenna, era sostanzialmente il ras del mercato delle videolotteri, delle slot machine. Allora è chiaro che noi non viviamo nell'oro, lo dico anche per rispondere alla domanda di Francesco, all'osservazione di Davide, è evidente che noi non viviamo nell'oro ed è evidente che il rischio è quello di assistere a una competizione al ribasso, in cui il livello del nord e del sud si avvicina non perché c'è una crescita del sud, ma magari perché si possono perdere colpi nelle regioni del settentrione d'Italia. Tanto però a me convince molto la lettura di Emanuele, noi dobbiamo uscire da sud contro nord, noi dobbiamo andare a vedere dentro, dobbiamo capire dentro come si sviluppano i processi, dobbiamo distinguere tra vittime e carnefici, dobbiamo capire quali sono le responsabilità. Allora io lo dico anche per rispondere all'ultima sollecitazione di Francesco, al mio partito, al Partito Democratico, lo dico agli amministratori come me, ci sono delle responsabilità che discendono anche dalla nettezza e dal coraggio con cui noi affrontiamo certi problemi. Vedete, io non mi ricordo ottobre, novembre, ho avuto la fortuna di organizzare e presentare un incontro con una rete di associazioni antimafia, non è per Bologna, i ragazzi di cortocircuito di Reggio Emilia, erano in qualche modo coinvolti anche dei gruppi romagnoli, il gruppo Viola Torre, il GAP di Rimini, lo zuccherificio di Ravenna. E ho visto, magari andatevela a vedere su internet, su YouTube, il lavoro dei ragazzi di cortocircuito, l'intervista a un nostro sindaco del Partito Democratico di un comune della provincia di Reggio Emilia, alla domanda di questi ragazzi su quello che è per una sentenza, quindi non per un parere o per delle informazioni sommarie, ma per una sentenza, è un boss di 'ndrangheta condannato con beni sequestrati, cosa ne pensa di questa persona? La risposta è stata: ma tutto sommato una persona molto cordiale, molto serena, tranquilla, non ha mai dato problemi al paese. Io sono, cioè, come dire, oltre all'imbarazzo, oltre a farmi venire in mente quella famosa intervista, sembra del TG2 negli anni delle stragi a Palermo, in cui un passante lì diceva qual è il problema di Palermo, il traffico. Cioè, io penso però che ci sia una responsabilità chiara che noi non possiamo fuggire, cioè noi dal nostro partito queste persone le dobbiamo togliere via a calci. Ma io non voglio stabilire se c'è, come dire, una commistione pericolosa tra quell'istituzione e la criminalità organizzata, perché è compito, come dire, delle autorità competenti. Io però voglio dire la mia, la voglio dire da amministratore, la voglio dire da dirigente di partito. Noi dobbiamo essere capaci di spiegare, di raccontare che si può annidare la criminalità organizzata nella, come dire, nella grande catena degli appalti e dei subappalti. Perché se io so che per fare un lavoro, perché per aggiudicare un appalto, una cifra minima che un'impresa normale può sostenere come spesa è 80, e mi arriva una proposta di un'impresa che mi dice: io questo lavoro te lo posso fare a 40, io pubblica amministrazione ho 2 strade, o dico di sì e mi giro dall'altra parte e non mi pongo domande e magari risparmio delle risorse, cosa di cui c'è bisogno perché non abbiamo più una lira, insomma, e le risparmio, le accantono, diminuisco il debito, uso gli altri 40 per fare qualcos'altro, oppure dico di no e mi interrogo. Dico di noi, mi interrogo, mi chiedo se c'è qualcosa che non va, mi chiedo se quell'abbattimento dei costi non significa innanzitutto scaricare sulle condizioni lavorative delle persone che poi devono stare attorno a quell'appalto e a quei lavori da effettuare, mi chiedo se c'è qualcosa che non va. Cosa abbiamo fatto noi? Per esempio, noi
con il voto unanime di tutto il Consiglio, abbiamo chiesto alla nostra amministrazione, in particolar modo ai dirigenti, di mettere online tutte le filiere di ogni singolo appalto. Guardate, il lavoro è così immane che ancora non è stato portato a compimento. Tu lo sai, sei uno studioso, sei una persona molto riflessiva. Noi facciamo degli appalti solo sulla manutenzione del verde, 5 anni, 43 milioni di euro. Vincono, come dire, magari un ATI, un'associazione temporanea d'impresa, c'è una grossa società o cooperativa che guida un gruppo, poi ci sono. Quindi, cioè, discendere, come dire, partire dall'alto e arrivare fino all'ultimo spicchio di lavoro, renderlo pubblico, renderlo trasparente, e, come dire, fare sì che venendo tutto alla luce si possa comunque impedire fortemente la penetrazione da parte della criminalità organizzata dei nostri tessuti. Io lo so, Davide, che nessuna città è immune da piccoli circoli chiusi, da piccoli salotti che hanno la pretesa di decidere e di determinare gli eventi e che rischiano di incrostare la società in cui si vive. Lo so bene. Mi vanto di appartenere a una generazione di cui Francesco Mileno, Andrea Politi, che è andato via, fanno parte, di persone libere, di persone che, anzi, questa loro libertà, questa loro indipendenza, questa loro autonomia dai salotti piuttosto che a determinati ambienti, a volte l'hanno pagata anche da un punto di vista politico. Ma noi siamo fatti così e noi pensiamo che sia una politica sana quella che può contrastare l'invadenza di determinate cerchie che possono in qualche modo tentare di autorappresentarsi o di mandare avanti le persone a loro vicine o di creare comunque un sistema chiuso in cui lo sviluppo e la pubblica utilità è messa in secondo piano. Questo però, a mio giudizio, non ci deve portare a dimenticare come, chiudo facendo riferimento alle cifre e alle e ai dati di cui ha parlato prima Emanuele, negli indicatori di vivibilità che tengono insieme una serie di dati tra loro differenti, comunque ai primi posti ci siano sempre non solo le province del Nord Italia, ma in particolar modo le province dell'Emilia Romagna. Quindi, al di là, come dire, delle criticità che ci sono e sono oggettive, al di là del necessario grado di innovazione che noi dobbiamo mettere in campo nel governo dei nostri territori, anche nei partiti e nella politica, noi non possiamo nasconderci comunque che ciò che è stato amministrato in queste terre negli ultimi anni non sarà tutto oro ciò che luccica, però è sicuramente, come dire, il risultato è un risultato che ci porta ad essere, se non l'unica, ma probabilmente sì, ma una delle pochissime parti d'Italia capace di competere con le zone più progredite dell'Europa. Grazie mille, io non ho altri interventi, comunque come iniziativa l'avremmo tenuta anche con non prolungandoci tanto per dare la possibilità poi al pubblico di tenere il livello di attenzione e anche poi per rilanciare con altri incontri come quello che prima diceva Andrea. Io vi ringrazio tutti quanti e ci vediamo alla prossima iniziativa. Grazie.